L'American Pitbull Terrier discende dai cani importati dai coloni inglesi e irlandesi emigrati in America verso la fine del 1700 e i primi del 1800. I combattimenti tra animali sono antichi quanto l'uomo, ma nei tempi più remoti veniva impiegato ogni tipo di cane, purché fosse grosso e dotato di mascelle robuste. L'American Pitbull Terrier è davvero un supercane. Ha muscoli d'acciaio, presa senza pari, agilità incredibile e coraggio che sfiora la temerarietà. Per di più ha un cuore dolcissimo e verso l'uomo si comporta come il più tenero e coccolone dei cani da compagnia. Oggi che il combattimento non è più accettato dalla morale comune, anche i più accesi puristi accettano di usare i loro cani per scopi meno violenti e cominciano ad usarli come cani da guardia e difesa. Bene, sapete una cosa? Non è un lavoro semplice, perché molti pitbull rifiutano testardamente di mordere l'uomo. Per insegnare loro ad andare sulla manica, bisogna stimolare il loro istinto predatorio, convincerli che si tratta di un bel gioco divertente che non si fa veramente del male a nessuno. Solo in questo modo si ottiene un buon lavoro di difesa, che alla fine risulta efficacissimo perché la presa del pitbull è superiore a qualsiasi altra al mondo. Selezionato per mordere con la massima potenza possibile, il pitbull ha un'apertura boccale degna di un vero squalo. I suoi molari sono sviluppatissimi e la forza che riesce a sprigionare quando chiude la bocca è quella di una vera e propria morsa. Basta guardare cosa riesce a fare un pitbull a un albero quando decide di giocarci. Considerarlo pericoloso per questo, però, equivarrebbe a dire che bisogna eliminare i tir dalla faccia della terra perché potenzialmente possono ridurre una persona in polpette. Certamente possono, basta che li guidi un pazzo furioso. E lo stesso vale per il pitbull. Se dall'altra parte del guinzaglio c'è un pazzo furioso, potrà accadere un incidente anche grave. Se però il guinzaglio è retto da una persona equilibrata, il pitbull farà le feste anche ai ladri e si lascerà coccolare da tutti i bambini che incontra, perché questa è la sua vera natura. Il cane da combattimento deve essere agile e scattante, e i soggetti più idonei sono risultati quelli che pesavano tra i 13 e i 25 kg. Il pitbull ama il gioco e possiede anche un notevole senso dell'umorismo. Capisce quando si scherza e capisce quando gli tocca fare il cane da circo, un po' in contrasto con la sua naturale dignità, perché la padroncina vuole un amico con cui andare sulla giostra. La sua incredibile agilità gli consente di esprimersi in exploit spettacolari come la salita sull'albero. Pochi altri cani al mondo sono in grado di fare altrettanto. Un cane dal passato triste, non certo per colpa sua, che dovrebbe smettere di pagare un prezzo troppo elevato per stupidità e pregiudizi che hanno sempre e solo due zampe. Non esistono cani killer, ma solo uomini killer. Questa è la verità da ricordare. L'unica colpa di un cane può essere quella di amare la persona sbagliata. Se trova il giusto compagno a due zampe, capace di instaurare con lui un bel rapporto di complicità ed amicizia, il pitbull sarà un vero pericolo solo per i malviventi. Ma per tutti gli altri, grandi e piccoli, sarà un cane dolcissimo, capace di dare e di ricevere un sacco di amore. E chi vive con lui riuscirà a capire la frase che abbiamo ascoltato dall'allevatore che ha collaborato a questo film e che ci aveva fatto sorridere prima di cominciare a sembrarci assolutamente vero. Ci sono solo due razze di cani al mondo, i pitbull e quelli che vorrebbero esserlo.